Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione su Di Luca. Stamani attorno alle 8.30 tra i malviventi si presuppone italiani a volto scoperto si sono introdotti nell'ufficio postale di Sant'Alessio e l'hanno rapinato. I tre erano disarmati ma comunque decisi e minacciosi, tanto da farsi consegnare dalla direttrice ben 18.000 euro. Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Lucca e della stazione di Borgo Giannotti, che hanno iniziato subito le ricerche dei malviventi ed effettuato i rilievi del caso. È infatti in queste ore in corso una battuta su tutto il territorio per vedere di catturare i tre rapinatori. Per maggiori dettagli vi rimando all'edizione di questa sera. E torniamo invece a parlare del riordino delle province, ma lo facciamo sentendo la posizione del PDL provinciale che dopo mesi di silenzio torna ad esporre il proprio pensiero. Sentiamolo. Chi visse sperando morì. Meglio non finire la frase, ma rischiare di farla fuori dal vasino, come si suol dire al Partito Democratico. Questo è in estrema sintesi ciò che pensa il PDL provinciale, che lancia ai colleghi antagonisti un appello. Sedetevi intorno ad un tavolo e per il bene del territorio e della comunità trovate una comunione di intenti in materia di riordino delle province. Basta un Tambellini pensiero, una Baccelli idea, una Del Ghingaro opinione, una Versilia che rema da una parte, una Valle dall'altra, una Piana da un'altra ancora. Basta essere succubi di un governatore autoritario che vuole dettare legge. Il Partito degli Azzurri è stanco di sentire chiacchiere e non vedere fatti, fatti che invece sono necessari, afferma il coordinatore provinciale del PDL Giovanni Santini, visto che i tempi stringono e il treno accorpamento province non attende i ritardatari, visto poi la poca considerazione che è stata data al nostro territorio, nemmeno un lucchese presente nel Consiglio delle Autonomie Locali. Il 3 di ottobre il CAL trasmetterà alla Regione le proprie considerazioni e il 23 l'ente fiorentino dovrà trasmettere al Governo le proprie scelte. Un mese di tempo quindi per esporre al Consiglio delle Autonomie qual è la linea che la provincia lucchese vorrebbe percorrere. Riusciranno i vari politici del PD, che pur appartenendo ad un medesimo partito sono divisi, a trovare un obiettivo comune? Il PDL dubita e soprattutto teme e perciò intanto lavora autonomamente. Nella giornata di lunedì i vertici del partito di tutta la regione toscana si riuniranno infatti in un'assemblea convocata appositamente per affrontare la questione province. Il pensiero del PDL lucchese? La nostra provincia insieme a Massa Carrara, Pisa con Livorno, Arezzo Sola, avendo i parametri previsti dalla legge, Siena con Grosseto e Prato e Pistoia con Firenze. E adesso ci spostiamo sul territorio di Capanno e andiamo a sentire quali sono i progetti che l'amministrazione del Ghingaro ha messo e metterà in atto per riqualificare sempre di più il Camelieto di Sant'Andrea di Compito, oggetto anche di un progetto scientifico. Vediamo il nostro servizio. Riqualificare e pregiare di un titolo che in tutto il mondo hanno solo 29 giardini, di cui solo uno in Italia, il Camelietum di Sant'Andrea di Compito. Questo è l'obiettivo dell'amministrazione del Ghingaro che, in attesa di sapere se nel 2014 il Camelieto, che oggi ospita circa 1000 esemplari di antiche cultivar, riceverà il marchio di giardino di eccellenza, sta lavorando da tempo ad una sua riqualificazione. Attualmente è in corso la cartellinatura di tutte le piante presenti, mentre in occasione della prossima edizione primaverile della mostra delle antiche camelie della Lucchesia, sarà pronto un percorso didattico-escursionistico sulla flora e la fauna dei Monti Pisani, lungo circa 1000 metri. L'area del Camelieto, inoltre, sarà anche dotata di servizi igienici inseriti in una struttura in legno che ben si inserisce nel contesto paesaggistico della zona e di un locale per il ricovero degli attrezzi. Sarà inoltre riqualificata la zona d'ingresso del giardino e sarà portata l'energia elettrica di cui l'area è attualmente sprovvista. Una seconda tranche di interventi per la valorizzazione del sito, per la quale sarà chiesto il contributo da parte della Regione Toscana, prevede poi interventi più consistenti, mirati a realizzare un giardino tematico dedicato alla camelia, alla flora dei Monti Pisani, ad attività culturali e didattiche. Grazie a questo ambizioso progetto, il Camelieto potrà divenire anche luogo di concerti e spettacoli, grazie alla realizzazione di un piccolo anfiteatro da 50 posti a sedere.
Ma l'amministrazione capannorese, in collaborazione con la Scuola Superiore Sant'Anna, sta portando avanti anche un progetto di carattere più squisitamente scientifico che sarà presentato nell'ambito di Effetto Capannori, mercoledì 5 settembre alle ore 16 al Polo Culturale Artemisia. Tema dell'iniziativa le antiche camelie del capannorese, analisi morfologiche e molecolari per la caratterizzazione e la salvaguardia del patrimonio genetico autoctono. Ad aprire il programma della giornata di studio presentato nel corso di una conferenza stampa, che è stata anche l'occasione per annunciare la nascita di una proficua collaborazione tra i comuni di Capannori e Lucca per rilanciare la rete del verde, sarà il sindaco Giorgio Del Ghingaro. Qui seguiranno i saluti del direttore dell'Istituto Scienza della Vita della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e del presidente della cooperativa Centro Culturale del Compitese. Poi, dopo la presentazione dei risultati del progetto territoriale da cui ha preso nome l'iniziativa, verrà presentato anche il libro frutto di ricerche durate molti anni, Antiche Camelie della Lucchesia. Uno studio approfondito su alcune camelie del Compitese, tra cui la camelia japonica, sulle quali sono state realizzate anche prove genetiche, con il fine di stabilire il grado di parentela tra le camelie del Compitese e altri esemplari di camelie secolari presenti in Spagna e a Dresden, Germania. E sempre a Capannori, nella giornata di ieri, è stato presentato ad Artemisia un tipo molto particolare di cocktail. Vediamo di cosa si tratta nel nostro servizio. Stimola il metabolismo, disseta, dà la carica e aumenta la concentrazione. Cos'è? È il nuovo sistema che arricchisce le bevande e i cocktail analcolici, migliorandone l'aspetto salutare. Una vera e propria coppa d'ossigeno, in una parola, Bolis. Molto conosciuto in Russia, dove viene utilizzato dagli anni 60, sbarca adesso al bar caffetteria Artemisia, all'interno del polo culturale di Tassignano, che l'ha ottenuto in esclusiva per Capannori. A differenza dei normali drink, ogni Bolis è una mousse di bollicine di ossigeno e succo di frutta da bere o consumare al cucchiaio. È possibile bolissare ogni consumazione fredda, come appunto succhi di frutta, analcolici, tè, latte e caffè. I cocktail ottenuti aiutano a combattere la carenza di ossigeno, migliorando l'intero processo digestivo, aiutando il lavoro intestinale e quello del fegato, mentre stimolano tutto il metabolismo. Il nuovo prodotto, che sarà presentato ai clienti e ai cittadini con una festa speciale che si terrà al punto ristoro di Artemisia domenica 2 settembre alle 18:30, si inserisce in un percorso di promozione del benessere e della corretta alimentazione tra i giovani. Un progetto che l'amministrazione Del Ghingaro ha sposato in pieno e che va ad aggiungersi alle altre iniziative già in atto, come Musica a Tasso Zero e I Love Colazione, e che consentirà adesso a tutti i cittadini di sorseggiare un cocktail durante una pausa studio o nel tempo libero in modo più che mai salutare. E passiamo allo sport. Parte bene la stagione per la Lucchese di Mister Innocenti, che ieri sul campo di Pavullo si è imposta sul Formigine con risultato di 2-1, ma per avere la meglio sulla squadra emiliana i rossoneri hanno dovuto sudare le sette camicie. Sembrava tutto facile quando al 14esimo Leonardi sbaglia porta e commette la più classica delle autoreti su cross di Gatto, uno dei migliori dell'intera gara. Poi però non affonda e si fa riprendere sul calcio di rigore concesso in modo molto benevolo dall'arbitro Detta di Mantova e trasformato da Greco. Il finale è un arrembaggio rossonero. Il colpo da tre punti arriva al terzo minuto di recupero con una botta al volo di sinistro di Capitana Liboni. Lucchese che nel complesso non è dispiaciuta, ma che dovrà trovare per il proseguo del campionato maggiore precisione sotto porta. Era questa la nostra ultima notizia per questo TG Flash. Vi ricordo, per gli appassionati rossoneri della Lucchese, che stasera alle ore 21 ci sarà la partita integrale sulla nostra emittente, e questa era l'ultima, ultimissima notizia. Non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi un buon pomeriggio con i programmi di Di Lucca.